Ciao ragazzi, allora dovremmo essere online sia su YouTube che su Facebook, però in teoria, visto che sto trasmettendo su Facebook dal telefonino, su Facebook sono mancino, quindi mi confermate che ci siamo su entrambi i canali? Sì. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Ciao Carlo, ciao Costa di Costalab, ciao amici. Ciao ragazzi su YouTube, come state? Cercando di rubare qualche idea, ruba tranquillo, ruba, non ti fa problemi. Ciao Massimo! Ragazzi, allora finalmente ci sono riuscito a mettermi online pure su YouTube, che settimana scorsa è stata complicata. Però vi avviso che devo leggere sia i commenti su Facebook di qua che su YouTube di qua. Per cui innanzitutto ciao a tutti e grazie per essere qui, grazie tantissimo. Innanzitutto, parliamo di cose serie, o caffè. Allora, che dire, lunedì è stata una bella diretta, io mi sono divertito, voi mi sembra che vi siate divertiti, quindi mi fa piacere. Abbiamo parlato di una serie di cose, abbiamo parlato di tantissime cose, ma fondamentalmente abbiamo parlato della routine, per cui se vi fa piacere faccio un riepilogo velocissimo della diretta di lunedì scorso. Che dite? Leggo? Giovanni Deboli, quanto vorrei suonare con te? Giova, quando vuoi, a disposizione, mi auguro presto. Grazie, Mixof, be veramente bella improvvisazione, grazie mille, grazie, grazie. Su YouTube sono destrissimo, invece su Facebook sono sinistrissimo. Allora, ragazzi, incomincio a farvi il riepilogo, poi magari strada facendo la discussione me la indicate. Ciao Gianni! Man mano me la indicate voi la discussione, nel senso io ho degli argomenti che mi avete chiesto tra lunedì, ieri e stamattina, per cui cose di cui parlare ce n'è, ce n'è, ce n'è, ce n'è, ce n'è. Quindi breve riepilogo, lunedì scorso abbiamo parlato fondamentalmente della routine, di come organizzare lo studio, fondamentalmente della tecnica e dell'improvvisazione. Quindi il concetto è, vabbè, il video sta sul canale e sulla pagina Facebook, per cui lo trovate se volete andarvelo a risentire, a rivedere. Fondamentalmente eravamo rimasti al punto in cui prendiamo il tempo a nostra disposizione, lo dividiamo per slot, una parte consistente di questi slot riguardano l'approfondimento dei nuovi fraseggi, quindi dei leak, e un'altra parte consistente si basa fondamentalmente sull'improvvisazione, quindi sul applicare questi fraseggi, applicare ovviamente le nostre idee musicali insieme a questi fraseggi a dei contesti che possano essere più o meno reali, quindi che possano essere in diversi stili musicali, in diverse tonalità e fondamentalmente in diverse velocità, giusto? Perché ovviamente dobbiamo riuscire a mettere quella roba nella maniera più naturale possibile, per fondamentalmente, ecco, farla sembrare naturale. Io l'altra volta facevo l'esempio bellissimo di Massimo Troisi, no? Quando lui sta con la tipa, insomma, pur di fare lo splendido, dice chi parte sa da che cosa fugge, e lei lo sgama miseramente, insomma, perché dice: questa è una frase di un autore importante, che fai, parli con le frasi degli altri. In realtà il concetto dei leak è proprio quello lì, no? Cioè quello di riuscire a prendere dei concetti che abbiamo approfondito in una parte puramente didattica, quindi no, dei concetti che abbiamo studiato come degli esercizi e riuscire a farli sembrare quanto più naturali possibili durante l'improvvisazione. Perché questo? Perché di base, almeno a mio avviso, almeno a quello che mi hanno insegnato, o piuttosto a quello che io ho appreso da quello che mi insegnavano, il fatto è che alcuni concetti molto elaborati, soprattutto quando si è all'inizio, è difficile pensarli in maniera istantanea quando si improvvisa. Quindi di base, fondamentalmente, che facciamo? Alterniamo delle idee create sul momento, quindi delle idee che possono essere un attimo più semplici, a dei concetti che invece sono più elaborati e che abbiamo lavorato a casa con la routine di cui parlavamo. Ora, mi fermo un attimo e leggo i commenti di modo da seguirvi pian piano. Ciao Fluido, ciao bello, ciao ciao ciao. Ciao Emilio. Allora, leggo su YouTube. Interessantissimo, ok, ti seguono un po' che non ci sentiamo. Ciao ragazzi, mi fa piacere, almeno ho preso qualche anno fa il tuo manuale Frank. Grazie Mirko, grazie.
Ragazzi, almeno se non altro vi leggo e stiamo in contatto, perché vi spiego che succede, che tramite la mailing list, tramite i canali, tramite Facebook, eccetera, eccetera, io conosco virtualmente un sacco di voi. E poi, voglio dire, se mi conoscete un minimo, sapete che rispondo più o meno a tutti e mi piace divertirmi con tutti quanti. L'idea di avervi tutti quanti qua e quindi salutarvi tutti quanti come se foste degli amici che stanno qua nel mio salotto, per me è una cosa bellissima. Saluti da Madrid. Ciao Marco, ciao Marco. Io non riesco a suonare, dice Kevin, dice, io non riesco a suonare un buon fraseggio insieme alla base. Allora, Kevin, ti spiego, ne abbiamo parlato nella diretta precedente, proprio quella cosa che stavo dicendo adesso, no? Fondamentalmente, quando tu hai un fraseggio precostruito, l'altra volta facevo l'esempio di questo, giusto, ma che potrebbe essere un qualsiasi altro fraseggio. Ah, ok, lo facciamo con un altro fraseggio perché ieri mi avete chiesto di risuonarvi una cosa che ho suonato in un video qualche tempo fa. Il fraseggio è questo. No. No. Ok, mo' al di là della frase che è difficile, facile o difficile che sia. Il concetto di inserire il fraseggio, come diceva Mirko, all'interno dell'improvvisazione parte proprio dall'idea di associare questo fraseggio a qualcosa che noi già conosciamo. Innanzitutto codificarlo, ok? Quindi bisogna capire la frase che io sto suonando, che vi ripeto, approfitto di questa qua così la spiego pure a chi me l'ha chiesta. Riuscire a codificare quello che io sto suonando in modo da dargli una connotazione sul manico, cioè mi spiego. Allora, la frase che io sto suonando, ok? Fondamentalmente utilizza. Aspetta, mi avvicino così la vedete meglio. Ok, questa è la prima parte. Allora, per questa prima parte io devo impararla innanzitutto, mo la imparo da un tab, la imparo da un video, o rallento un brano musicale, cerco di capire le note. Una volta che io ho cercato di capire le note, fondamentalmente devo cercare di capire questa frase, almeno partiamo proprio dagli elementi basilari, almeno su quale box della pentatonica è costruita. Giusto? Fondamentalmente questa base, al di là del mi, al dodicesimo tasto è costruita su questo box. Ok, giusto. E aggiunge. Quindi fondamentalmente io sto suonando un arpeggio di La minore visto all'interno di un box di La minore pentatonica. Ok, almeno fino a questo punto. E poi successivamente c'ho la seconda parte del fraseggio. Ok, più o meno. Ok, che sviluppa inevitabilmente sul box precedente di La minore, giusto? Una volta che io ho fatto questo tipo di codifica e che quindi, vabbè, senza entrare troppo nel dettaglio, e che quindi l'ho semplicemente perché sta spiegata nella diretta di lunedì. Una volta che io ho codificato questa frase e che quindi ho capito su quali box gestirla e come trattarla a lungo il manico, perché fondamentalmente devo avere anche la possibilità di codificarla, per esempio, in altre tonalità, giusto? In mi. Giusto, dovrò utilizzare questo box di mi e il precedente. Ok. Sorry, mi è andato in pausa Facebook. Una volta che ho fatto questo tipo di lavoro, fondamentalmente devo riuscire a inserire questo fraseggio nella maniera più naturale possibile. Ok, come faccio a inserirlo nella maniera più naturale possibile? Semplicemente un po' forzandolo. Fondamentalmente, ragazzi, il problema è quello di forzarlo nell'improvvisazione. Un po' cercando di associarlo a cose che io già conosco. Quindi, probabilmente, visto che il fraseggio in questo caso parte su questo box di La minore, giusto? Probabilmente proverò ad iniziare, quindi proprio in maniera consapevole, proverò ad iniziare con una frase che già magari conosco
su questo box, che ne so. Provo ad accoppiarla a qualcosa che già conosco. Ovviamente, mo l'esempio, ho approfittato di questa frase perché volevo spiegarla a chi me l'aveva chiesto. Però, fondamentalmente, l'altra volta abbiamo preso una frase super facile. Giusto, a questo punto qua sto sempre in La minore. Sto su questo box, provo ad associare. Provo comunque a renderla il più naturale possibile. Ok, mi fermo un secondo e vi leggo. Ah, ciao di grande, buon pomeriggio. Ciao Rino, sono al lavoro. Vabbè, allora c'è Roberto su YouTube che dice: sono al lavoro, se non arriva nessuno riesco a seguire. Occhio, non te faccio chiamare. Attenzione, c'ho una... Mi confermate che si vede ancora su YouTube? Ok. Quello che non è, se devo cambiare box ad ogni cambio di accordo. Allora, no, c'è Boomiflare che mi chiede. Quello che non capisco è se devo cambiare box ad ogni cambio di accordo. Penso che tu ti stia riferendo al fatto di cambiare sempre in continuazione box quando improvvisi. No, non necessariamente. Il cambio di box avviene nel momento in cui la tua esigenza melodica, quindi la tua esigenza espressiva, ti richiede di cambiare box. Guarda, se ci rifletti, c'è un libro fighissimo di Mick Goodrick, che penso, voglio dire, uno dei libri più famosi di teoria, che si chiama The Advancing Guitarist, in cui Mick Goodrick, che è stato insegnante di Pat Metheny e di miliardi di altre persone, fondamentalmente in una parte di questo libro ti vincola addirittura a suonare solo con tre note, solo in un punto del manico, cercando di sviluppare quanta più creatività è possibile. Per cui non è necessario essere, muoversi sul manico, per esempio, ad ogni cambio di accordo per essere efficaci dal punto di vista melodico. Ok? Ti faccio vedere un esperimento. Guarda, io mi sto muovendo mo su due accordi che sono, scusami, su tre accordi. Giusto, che li ho già spiegati in un altro video su YouTube. Praticamente suono su La minore settimo, Re minore settimo e questa sorta di Mi minore settimo. Ok? Se io ho necessità, dal punto di vista espressivo, di muovermi lungo il manico, perché probabilmente devo creare un climax e quindi andare su note più alte, o perché devo scendere su note più basse, o perché un box mi consente di fare una frase piuttosto che un'altra, lo faccio. Ma altrimenti, fondamentalmente, con quel poco che ho a mia disposizione, giusto, un po' come noi che stiamo studiando in una condizione di emergenza, con quel poco che abbiamo cerchiamo di fare il massimo. Ok? Per cui probabilmente se io mi vincolassi solo a due corde, guarda. Ok, provo a vincolarmi solo a queste quattro note e suonarci per un po'. Ti faccio vedere che la capacità espressiva, sì, viene un attimo limitata, ma nemmeno poi di tanto, perché intervengono altri fattori. Quindi al di là del muoversi lungo il manico, probabilmente dobbiamo prestare attenzione alla capacità ritmica di comporre frasi, quindi di dare una varietà ritmica alle frasi, la capacità di creare delle dinamiche, gli abbellimenti che possiamo aggiungere alle note. Ti spiego, guarda. Thank you.
giusto? Cioè, fondamentalmente non è fondamentale muoversi lungo il manico, che ovviamente è chiaro che dopo un po' che suoni con quattro note ti arriva pure a bottiglie e birre, cioè nel senso, no, però dai, sì, fondamentalmente non è necessario spostarsi chissà quanto, l'importante è essere connessi, cioè io dico sempre questa cosa qua, l'importante è che tu sia connesso con quello che suoni, cioè quello che suoni deve avere un senso compiuto, perché altrimenti non ha appunto senso. Ok, domande, dubbi? Sono qua, leggo. Ciao V, gli ultimi due video su YouTube hai fatto i giri di do in vari stili e nell'altro hai improvvisato su quel giro praticamente di smooth operator. Sì, ci spieghi quale note miravi man mano? Sì, tranquillo, tranquillissimo. Saluti da Zurigo. Ciao Nicola, ciao. Ciao Giorgio Durantino. Ok, allora rispondo a Vincent. Ok, negli ultimi due video, sì, video di qualche settimana fa, suonavo su giro di do, perché ho fatto questa cosa del giro di do, non so se l'avete vista, praticamente giro di do che viene in maniera conclamata viene ritenuto uno dei giri più banali in assoluto, ma fondamentalmente non lo è, perché è una progressione che di base alterna le diverse famiglie armoniche all'interno di una tonalità. Però niente, analizzavo dei modi simpatici per suonarlo per chi era alle prime armi, non troppo difficili. Vinci, mi fai un blues scale in do? Sì, volentieri, me la segno. Ciao Marco Esposito, ciao maestro. Segno questo fratello blues scale, così non perdo in do. Ok. Allora, dicevamo, questa storia del giro di do, fondamentalmente quattro accordi, do, la minore, re minore sol settimo, che possono essere reinterpretati e possono essere resi qualsiasi altra cosa. Nel caso particolare, Vincent mi chiedeva questa cosa del giro di do fatto funk. Allora, di base, qual è il concetto, Vincent? Il concetto è che io ho sempre i miei soliti quattro accordi, quindi do maggiore, la minore, re minore, e in questo caso vediamo o sol maggiore o sol settimo, perché mi pare che nell'esempio suonavo sol maggiore. Allora li vedo, soprattutto per fare funk, perché il concetto del funk qual è? Che io cerco di muovermi sulle prime quattro corde dello strumento, perché tendenzialmente ho un'esigenza timbrica, devo uscire nel mix, sto parlando del funk in generale, quindi mi immagino di avere questo basso predominante che mi copre tutte le frequenze medio basse insieme alla batteria che con la cassa mi copre le basse. E quindi io cerco di inserirmi in quel range di frequenze delle prime quattro corde. Per cui provo a vedere questi quattro accordi sulle prime quattro corde. In quel frangente là suonavo do maggiore, giusto, ottavo tasto, normale posizione di fa. Fra un attimo spieghiamo pure il caged e quindi pure questa cosa del trasporto. Ok, però me l'ero sintetizzata fondamentalmente sulle prime quattro corde. Per la minore avevo visto questa, giusto, che è una posizione di minore, quindi re minore, giusto, trasportata e fatta diventare la. Per cui fino a qui eravamo arrivati a la minore. Re minore in sintesi era questo re minore qua, giusto? Posizione ex posizione di mi minore settimo, di cui suonavo fondamentalmente le prime tre corde, tra l'altro mi pare che nel video le suonavo col mignolo, per cui diventava do, la minore, re minore, in questo caso credo sia re minore settimo, no, re minore, e sol maggiore, che puoi vedere in due modi. Sol maggiore o lo vedi come un D-shape, giusto, guarda, un'ex posizione di re maggiore trasportata fino a farla diventare sol, o lo vedi come un C-shape, giusto, quindi come un do, quello che era il nostro vecchio do portato giù fino a farlo diventare sol, e anche in questo caso qua vedi, per cui in quell'esercizio là fondamentalmente gli accordi erano do, la minore, re minore, sol. Ok, penso sia chiaro, no? Non è granché complicata sta cosa. Ok, continuo a leggere. Ciao Stefano. Ciao Francesco Manca. Allora, il vantaggio di essere... Ok, continua questa storia di Roberto che sta in ufficio da solo.
Vabbè, ti auguro buona fortuna. Ah, bello, Mirko Tonin dice una cosa bellissima, dice: nell'improvvisazione ragionare come uno strumentista affiato spesso aiuta nell'essere più espressivi. E io aggiungerei per due aspetti fondamentali. Ti spiego, guarda, bella, bella sta cosa, bella Mirko. Allora, sì, nell'improvvisazione, praticamente, ragazzi, ci si riferisce molto ai fiatisti. E vi ripeto per due motivi. Uno, perché a un certo punto ai fiatisti finisce il fiato. Cioè, il problema di noi chitarristi è che non dovendo, cioè, mi spiego, non dovendo emettere suoni con l'apparato respiratorio, non ci manca mai il fiato. E quindi fondamentalmente corriamo il rischio di overplay, no? Corriamo il rischio di suonare troppo, cosa che fanno molti shredder, per quanto voglio dire sia super fan di Greg Gou, però convenite con me che Greg Gou, come tanti altri, non si fermano mai, quindi non danno mai respiro. E per l'amor di Dio, questione di gusti, questione di espressività, non la sindaco, voglio dire, anzi, cioè, voglio dire, passo ore ad ascoltarli, per l'amor di Dio. Però sta di fatto che se per un attimo ci poniamo dal punto di vista dell'ascoltatore, l'ascoltatore non è colto come noi. E non è una questione di razzismo, nel senso che l'ascoltatore probabilmente si attacca e guardavo un video, se me ne ricordo ve lo posto proprio nella descrizione di questa diretta. Guardavo questo video di Victor Wooten, che è un bassistone, no? Uno di quelli che è capace sia di shreddare che, no, che comunque di portare dei groove molto semplici, però renderli coinvolgenti, in cui diceva fondamentalmente l'ascoltatore ha bisogno delle pause, ha bisogno della ripetitività. I fiatisti, cioè, quindi quelli che suonano gli strumenti a fiato, con questa storia di dover necessariamente respirare, sono costretti a fermarsi e quindi sono costretti necessariamente a risolvere i fraseggi e a renderli per un attimo, per quell'attimo della pausa, comprensibili e fruibili a chi li ascolta. Cioè, il concetto di suonare in continuazione è un concetto prevalentemente chitarristico, pianistico, cioè di tutti quelli che non devono respirare. I fiatisti, quindi questo è il primo aspetto, devono fermarsi, quindi sarebbe il caso di fermarsi ogni tanto e dare senso compiuto alle frasi. Altra cosa, i fiatisti, e questa è una cosa che io sto sperimentando da poco, tra l'altro ne parlai con l'amico Daniele Gottardo, che è uno dei chitarristi che io stimo di più in assoluto, e che invece mi ha spiegato poi qualche tempo fa a lezione dei Vil, le articolazioni. Cioè, fondamentalmente, io non so se capita anche a voi, però essendo io cresciuto negli anni 90, mi spiego, io sono anno 76, però ho cominciato a suonare a cavallo all'inizio degli anni 90, in pieno periodo shred. E soprattutto a Napoli c'erano alcuni personaggi napoletani che fondamentalmente se legavi, quindi se suonavi collegato, non eri buono. Che significa? Che fondamentalmente non plettrando tutto, hai capito? Quasi come se ci fosse questa sfida di macismo, no? Che se non plettri tutto. Invece, fondamentalmente con Dave e con Daniele, fondamentalmente notavamo proprio questa cosa: i fiatisti hanno le articolazioni, cioè riescono a suonare una scala, un fraseggio, utilizzando i legati, disponendo i legati in modi diversi, che è una cosa che molto spesso noi chitarristi sottovalutiamo. E mi spiego, guarda, l'esempio è facilissimo: se io prendo un qualsiasi pattern a tre corde, ok? Do maggiore. Ok, mi fermo qui. Io ho diverse possibilità di esprimere questa sequenza di 3x4 e 12 note. Giusto? Plettro tutto a un suono. Al di là del plettro piano, plettro forte, è comunque tutto staccato, no? Benissimo. Posso legare tutto. Giusto? Ed ho un altro tipo di espressione. Posso scegliere di legare due note su tre ogni volta. E qui ho due possibilità, perché guarda che succede. Allora, leggo le prime due note ogni volta. Ah, suono più forte. Leggo la seconda coppia di note. In sequenza, se le suono tutte quante, sebbene sia lo stesso percorso e le stesse note, ci avrò un'espressione completamente diversa.
al di là dell'accento della plettrata, è proprio il suono che cambia. Per cui sì, ottima, fantastica osservazione questa dei fiatisti, assolutamente sì. Quindi diversi modi di espressione, quindi una diversa espressività e fondamentalmente una diversa concezione delle pause e dei respiri. Sì, bello, fighissimo. Ok, leggo. Ciao Luca. Allora, quindi se ho di base quel giro di... Oh, ok. Qualche esempio su come improvvisare con gli arpeggi? Sì, volentieri, me lo segno. Le pause sono note. Ciao Maria! Le pause sono note importanti. Maria, le pause sono note fondamentali. Anche il discorso delle pause, vedi, fondamentalmente le pause possono essere. Io quando spiego le ritmiche agli allievi le spiego in diversi modi. Tutto quello che non è accordo o nota suonata può prendere due accezioni diverse. Può essere un silenzio, ma può essere anche un agosto, giusto? Quindi fondamentalmente. Al di là della pausa, è il modo in cui io interpreto la pausa, perché quella pausa posso farla diventare comunque un elemento ritmico, che è una cosa divertentissima. Esempio lampante. Giusto, sono quattro note, le suono con la pausa, tutte pause. Se interpreto le pause come ghost, quindi esco per un attimo, do un valore diverso a quella pausa, la rendo un elemento percussivo. Differenza. Sì, pausa fondamentale, elemento fondamentale. Ok, leggiamo, 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 leggiamo. I momenti di pausa sono importanti tanto come i momenti in cui si... Nella musica, secondo me, sono importanti i momenti di pausa tanto quanto i momenti in cui si suona. Sì, assolutamente. Ciao Enzo Nunneri. Il video di qualche giorno fa, il giro di Do... Ok, effettivamente ho rivalutato il legato che è entrato di moda negli ultimi anni anche nel rock. Sì, Cassandra Music dice... Cassandra Music dice: effettivamente ho rivalutato il legato che è entrato di moda anche negli ultimi anni nel rock. Sì, io non lo so perché, però vi ripeto, vi parlo dell'esperienza napoletana degli anni 90. Pare che se non plettravi tutto non eri bravo. Invece, fondamentalmente, non so se lo seguite. Io, per esempio, adoro, è stato uno dei miei insegnanti e veramente ne sono, cioè, mi ha cambiato la vita. Allen Hynes. Allen è uno dei chitarristi, ha cioè uno dei legati più belli in assoluto, secondo me. Tra l'altro, persona umilissima. Ma boh, dai, forse spero magari in una diretta di averlo con me, Allen. Non lo so, vediamo, glielo chiedo, vediamo. Ok, continuiamo. Per poi improvvisarci sopra. Ragazzi, le cose sono tantissime, proprio tante, 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 tante. Interessantissimo il video del giorno sul giro di accordi di La minore per poi improvvisarci sopra. Sì, l'ho fatto prima. L'ho fatto prima. Sì, qualche sequenza di accordi la diciamo. Non conosco le sigle delle chitarre. Adoro le tele. Roberto Zanini mi chiede: ho appena acquistato una Telecaster Fender, una, scusami, una Blue Flower MIG. Non conosco le sigle, fondamentalmente quando si tratta di chitarre provo a suonarle, cioè le suono se mi piace. Questa qua, per esempio, questa qua è una messicana del 2006 che mi ha venduto tra l'altro Enzo Nunneri che sta con esso in linea. Chitarra super economica, però suona benissimo, è così. Quando prova di Fabri, uè Fabri, ciao. Quando prova ad improvvisare per pensare alle scale, accordi, root note, dimentico sempre di fare i legati, gli slide, i vibrati. Sì, in realtà all'inizio sì, sono troppe cose a cui pensare fondamentalmente. Per cui vedi, probabilmente questa cosa di inserire gli hammer-on, i legati, le espressioni, bend, stessa cosa il bending. Allora, esercizio di prima. Giusto.
Però sì, mi rendo conto che all'inizio è tanta roba a cui pensare, veramente troppa roba a cui pensare. Per cui probabilmente anche queste cose qua magari vanno inserite nella routine. Chi ha visto la diretta di lunedì? Per esempio, il quarto esercizio, io nella mia routine, in questo periodo qua lo sto dedicando proprio al legato. Quindi è una cosa che prima mi studio a parte e poi cerco di inserirla. Se sentite quando suono, io tutta questa cosa delle articolazioni ancora non la metto perché la sto studiando da poco. Cioè, voglio il concetto di quando si studia qualcosa di nuovo è che non bisogna mai, secondo me, correre nell'errore di volerla applicare troppo presto. Cioè, questa cosa delle articolazioni è una cosa complicata. Cioè, io al momento sto studiando delle cose ma di legato che mi ha detto David all'epoca. No, giusto. Una nota sulla quarta corda, una sulla seconda e tre note sulla terza corda. In do maggiore, per cui parto da là. Ma mica le suono, non riesco a suonarle, cioè voglio dire fondamentalmente ancora non ci riesco, perché ci vuole tempo, perché per mettersi le cose sotto alle mani comunque ci vuole tempo, quindi secondo me non è nemmeno tanto grave che non riesci a farlo. Fondamentalmente me lo chiede Fabrizio, che è il mio allievo, so come suona, dico: Fabri, cioè, per come suoni tu al momento è ancora troppo presto pensare a queste cose, probabilmente in questo frangente qua concentrati sul mettere i fraseggi, le idee. Okay. Apro e richiudo, cioè riapro e richiudo parentesi sui fraseggi. Non è detto che i fraseggi debbano essere roba necessariamente rubata. Rubiamo qualcosa perché di base ci piace, mi piace Jimi Hendrix, prova a prendermi la frase. Giusto. Giusto, prova a prendermi queste cose qua, le metto. Cioè. Però se per esempio si avesse la lucidità di accendere un telefonino e registrarsi quando si suona, vi faccio vedere che vengono fuori un sacco di idee fighe, un sacco di cose interessantissime. Io per esempio ho questa frase che uso sempre, mi allievo tanto. O qualcosa del genere. Ok, che è una frase con le triadi che è uscita fuori, mentre io, cioè è mia, nel senso non l'ho rubata da nessuna parte perché all'epoca avevo l'accortezza di registrarmi con le cassette. Venne fuori questa idea, me la sono studiata proprio così come è uscita, quindi l'ho fatta diventare un fraseggio, me la sono studiata tecnicamente, l'ho applicata e tutto il procedimento di cui parlavamo. Ok, vado avanti e continuo a leggere. Giuseppe Zito, fermo restando che dobbiamo studiare meccanicamente tutta la diteggiatura, esiste una classificazione di cromatismi che approcciano le note penta da sotto? Quello che mi porta alla minore settima non mi suona. Non mi suona, per esempio. Allora, sì, io so che esiste tutta una teoria dei cromatismi, però non avendo studiato proprio jazz, non so come funziona. Ti dico quello che io uso per suonare i cromatismi, ok? Tra l'altro ci ho fatto pure un video su questa cosa, se te lo vai a cercare sul canale, e che è una cosa che io ho rubato da alcuni dei miei chitarristi preferiti, cioè Norman Brown e Paul Jackson Jr., ma anche Benson fa tanto questa cosa. Il concetto è, io so, insomma, da alcuni seminari all'epoca con Mike Stern, mi ricordo che il chromatic approach dovrebbe, correggetemi perché veramente non lo so, però dovrebbe funzionare mezzo tono from below, quindi da sotto, e a whole step from above, quindi un tono da sopra. Per cui concettualmente ogni volta che io voglio approcciare una nota, devo approcciarla o mezzo tono da sotto o un tono da sopra. Però vi ripeto, non sono convinto di questa cosa. Vi dico come lo faccio io. Fondamentalmente io suono tutti i chromatic da sotto e li applico fondamentalmente alla pentatonica. Quando suono queste cose qua. Oh. Che è una roba che ho rubato palesemente da Norman Brown. Fondamentalmente io sto vedendo scala pentatonica, giusto? La minore. E ogni nota di questa scala l'approccio a mezzo tono sotto. Facciamo prima il lato. Allora, la minore pentatonica, giusto? Tutto il lato sul quinto tasto. Partiamo con quelli. Quindi faccio mezzo tono. Ogni nota sul quinto tasto la faccio da mezzo tono sotto. Ok,
quindi già mi dà quella sonorità del cromatismo. Oppure posso metterci mezzo tono da sotto, però di tutte le note che stanno alla mia destra, ok? Per cui c'ho. Che fondamentalmente, se le suono tutte quante di fila, mi danno quasi una sequenza cromatica. Ok, però una cosa che so di sicuro sui cromatismi è questa, che ho imparato all'epoca dei Will. Qualsiasi connessione cromatica noi facciamo, il chord tone deve cadere necessariamente su un accento forte. Questa è una cosa fondamentale. Infatti mi ricordo questi esercizi in cui... giusto, dove praticamente io suono un arpeggio di la ed ogni nota dell'arpeggio è approcciata cromaticamente in un modo diverso, ma ve la faccio lenta, ma se ci fate caso le note del chord tone, quindi le note di A, La, Do, Mi, cadono sempre su un accento forte. Aspetta. Ok. Ciao, ti volevo ringraziare perché con i tuoi video mi stai facendo tanta compagnia in questi giorni, oltre ai numerosi insegnamenti. Grazie. Grazie Lorenzo Musarella, grazie. Che ho ripreso la chitarra dopo tanto tempo in attività. Ma grazie a voi che state qua e mi ascoltate e fate voi compagnia a me, quindi no, tranquillo, non lo dire nemmeno. Groove ne parliamo, Maria. Groove oggi non credo che ci arriviamo a parlare di groove perché abbiamo una serie di cose, però prossima diretta sicuramente. Conosci Andrea Braido? Non personalmente, l'ho visto una volta suonare a Napoli, è spaventoso ragazzi, veramente spaventoso. C'è Maurizio che dice tutti vogliono improvvisare ma accompagnare senza polemica. Ciao Vinci, ciao Mauri. Mauri è un caro amico e sì, concordo, tutti vogliono improvvisare ma sì, Mauri, ma va bene anche quello, secondo me va bene. L'ideale sarebbe riuscire ad improvvisare bene e riuscire ad accompagnare bene, quello è l'ideale. Ciao Vinci, ciao Antonio, ciao Vinci, è arrivato. Cosa ne pensi del ritardare le frasi nel blues? Non so a cosa ti riferisci di preciso, nel senso se ti riferisci a ritardare la risoluzione delle frasi del blues, sì, è una bella cosa, però non deve essere fatta troppo, perché come diceva Troisi, mai più di 5, perché dopo un po' diventa noiosa. E da un altro punto di vista può anche diventare una sorta di scappatoia, soprattutto per gli allievi all'inizio che non riescono a risolvere in tempo sui chord tone e quindi si barricano dietro a questa cosa qua. Se parli invece del layback, quindi del fatto di suonare un po' più indietro sul tempo nel blues, voglio dire, lo faccio in continuazione, cioè nel senso mi piace proprio l'idea di suonare molto più rilassato, assolutamente sì. Si sta scatenando su YouTube questa polemica contro i solisti. No ragazzi, i solisti, il solismo, cioè il solismo è bello, è una cosa fantastica. Bisogna, secondo me, sapete cosa? Il solismo è bello quando è molto condito con la ritmica. Cioè a me è una cosa che lo nomino sempre, però Dave Hill e Daniel Gilbert per me sono stati fondamentali, perché tutte queste cose che voi mi state dicendo sono fondamentalmente quei siti che vi racconto un aneddoto. Allora, fondamentalmente, quando io arrivai al punto di studiare i modi, c'avevo 18 anni, 19 anni, era il pre-internet ed erano i pre-cellulari. Quindi fondamentalmente io ero arrivato a un punto in cui, ve lo raccontai la volta scorsa, di base io suonavo continuamente queste scale avanti e dietro, arpeggi avanti e dietro, e i miei assoli erano quello. E poi incontrai questo blocco totale con i modi, perché non riuscivo proprio a capirli. Chi me li aveva spiegati secondo quello che era il suo modo di spiegare i modi all'epoca, quindi non gliene faccio una colpa, anzi voglio un sacco e bene, non dirò il nome, ma lui sa di chi sto parlando. E quindi necessariamente, non essendoci internet fatti e cose, mi ebbi la fortuna, insomma fortuna sfortuna, perché avvenne in concomitanza di un mio fatto personale brutto, molto brutto, e quindi
Niente, partì e me ne andai negli Stati Uniti, proprio perché c'era la carenza di informazioni. E ebbi la fortuna di avere risposta a tutte queste domande che voi adesso mi state facendo, grazie proprio a questi personaggi, cioè a Dan Gilbert, a Deville, a David Hawkes per la lettura, insomma, no? E loro mi dicevano proprio queste cose qua, cioè mi dicevano il concetto è che eravamo alla fine degli anni 90, il concetto è proprio che si perde in quel periodo, tanto si era persa l'idea di suonare ritmicamente, l'idea di dare un senso compiuto e connesso al fraseggio, cosa che invece ecco i sassofonisti, i pianisti magari fanno più di più rispetto a noi. E quindi per questo probabilmente adesso io leggo tutti questi commenti di basta solismo, basta, ma no, perché di base anche quello è un veicolo di espressione. E può risultare noioso, a me, io per esempio mi annoio a sentire per troppo tempo, ve lo dicevo prima, quella perché di base non c'è niente che mi acchiappa, cioè a me piace il ritornello, per cui ho bisogno di sentire qualcosa che sia facile per connettermici. Ma di base va bene, cioè va bene, l'importante è suonare. Io penso che noi siamo sempre comunque una nicchia, soprattutto in questo periodo storico, per cui qualsiasi forma di espressione musicale, ma soprattutto chitarristica, va bene, cioè va bene. Allora, io sono solista ed è fantastico, non deve essere monotono. Sì, ma non deve essere monotono. Sì, Marco, giusto. Anche io, mi dà più soddisfazione fare la chitarra ritmica che solista. Boh, io ho cominciato facendo prevalentemente la ritmica, poi da qualche anno ho cominciato a fare anche solista. Però, vi ripeto, per esempio suono molto meglio pulito che non col distorsore. Ma è così. Altrimenti, cioè voglio dire, ragazzi, stiamo facendo una forma d'arte di base. Quindi se uno non esprime quello che gli è più familiare e che gli viene meglio nel modo in cui lo fa, se il modo è va bene, se il modo è va bene uguale, l'importante è esprimersi. Ti ascolto, wow, Miroa Feuni, ti ascolto da Hong Kong, non riesco a fare tutto ma ci provo, ma soprattutto in questo periodo tutto assume un significato diverso. Bravo, abbracci, ciao Mauro, ciao, grazie, wow, grazie. Chi è per te il miglior chitarrista italiano? Tutti, cioè a me piace tutto quanto. C'è Max Varini che voglio che ve lo dica a fare, esagerato. Luca Colombo che secondo me c'ha un suono pazzesco. Ieri sentivo Ciro Manna è fortissimo, Ciro è bravo. C'è Luca Mantovanelli, a cui metto sempre mi piace, non mi rispondo mai, però non ci conosciamo personalmente, però se guardi questa diretta sappi che ti stimo perché fa cose allucinanti. E Rustici, Braido mi piaceva molto nei dischi di Vasco, chi altro? Ma ce ne stanno tanti, io ce ne stanno proprio tanti, cioè in Italia ci stanno un sacco di chitarristi bravi. Sentivo Cicolin, sentivo Claudio qualche giorno fa, perché io ho visto sempre Claudio parlare, insomma suonare, spiegare cose, un po' come faccio io, non l'avevo mai sentito suonare, ho sentito una frase che ha messo credo su Instagram qualche giorno fa, mamma mia, fa paura, pure Claudio, no, voglio tutti bravi, tutti, c'è Egidio Marchitelli che è bravo, molto bravo, Peppe Scarpato, Gennaro Porcelli, voglio, cioè in Italia abbiamo dei musicisti pazzeschi proprio. Coso pure Gussoni, Chicco è bravissimo, no, vabbè, tanti. C'è modo e modo di spiegare i modi, sì, e facciamo una diretta proprio sui modi, perché me lo state chiedendo in tantissimi. I modi, allora, i modi non sono difficili, i modi vanno secondo me spiegati bene, a me me li ha spiegati Gilbert, un'altra persona che mi ha spiegato molto bene i modi poi alla fine è stato Umberto Fiorentino, un altro grande chitarrista che in questi giorni chiamo e cerco di avere pure qua, pure Paolo Anessi per esempio ha fatto questo libro, questo videocorso sui modi fortissimo, li spiega bene, tra l'altro Paolo mi ha regalato una videolezione da mettere sul mio sito, che in questi giorni cerco di trovare una formula in cui spiega i modi appunto. E per esempio un'altra cosa interessante per capire i modi potrebbe essere quella di associarli alla scala pentatonica. Allora, se per esempio non li avete capiti proprio benissimo, associarli alla scala pentatonica può essere una cosa interessante, nel senso che possiamo anche vederli come una penta maggiore o minore a cui aggiungiamo dei suoni caratteristici,
Quindi questa potrebbe essere una cosa divertente. Vi va che vi spiego un esercizio che sto facendo in questo periodo per i modi al volo? Se mi dite sì, sia su Facebook che su YouTube, ve lo spiego al volo, altrimenti vado avanti. Avviso, è finito il caffè. Salvatore dice: la tua voce è un mix da Pino Daniele e Massimo Troisi. Complimenti per tutti. Vorrei avere il romanticismo e la classe di Troisi e le dita di Pino Daniele, credimi. Ciao Livio, ciao, saluti a Bergamo. Ah, Franco Mossida, Massimo mi suggerisce Franco Mossida. Sì, coso. Ah, tanti, tanti chitarristi italiani. Tanti. Ho capito, ma da dove? Oh, mamma mia. Matteo Mancuso. Matteo. L'ho visto dal vivo, Matteo, ragazzi. È una cosa spaventosa. Spaventosa. Ok, modi. YouTube è impazzita sui modi. Ok. Allora, ragazzi, esercizio facile per i modi. Ma soprattutto al di là, non è tanto facile all'inizio per suonarli, però per sentirli, perché il problema dei modi qual è? È che noi, così come pentatonica maggiore e pentatonica minore, associamo i modi per un concetto di relatività. Cioè, io dico, la Do ionico è la scala di Do maggiore, Do dorico è la scala di Si bemolle maggiore, Do frigio è la scala di La bemolle maggiore. Se io li guardo così, i modi. Ciao Girone Unico. Girone Unico, ma qual è il tuo nome vero? Allora, quando io vedo i modi così, corro il rischio di fare una cosa fondamentale. Vi faccio l'esempio con la pentatonica che è lampante. Do maggiore pentatonica, La minore pentatonica. Agli occhi di tutti quanti sono due scale completamente diverse. Giusto? Sono due scale completamente, sono due scale uguali, giusto? Perché hanno le stesse note. Quindi per me Do maggiore pentatonica è. In molti suonano Do maggiore pentatonica così. Cominciando e chiudendo su La. Dice, vabbè, tanto le note sono lo stesso, è Do maggiore pentatonica e La minore pentatonica. No, assolutamente no. Perché, sebbene le note siano uguali, la struttura delle scale è completamente diversa. Una è una scala maggiore e una è una scala minore. Quindi la prima cosa che bisogna fare per i modi come per le scale pentatoniche, ecco, questo discutevo con Paolo Anessi che mi disse, sai che ha ragione. Allora, se io la stessa sequenza di note la suono a partire da Do e finisco su Do, e magari dopo ci suona anche l'accordo relativo a questa scala, vi faccio sentire che sebbene le note siano le stesse, cambia completamente il discorso, che Do maggiore. E io qui solitamente ci metto un gran sorriso, no? Maggiore. Minore. Giusto? Stessa sequenza di note, ma io cambiando il centro tonale, cioè mettendoci il centro tonale giusto, sottolineo due colori diversi, completamente diversi. Giusto? Idem, stessa cosa, con la stessa sequenza di note. Se io faccio un fraseggio e lo vado a concludere su Do, questo fraseggio ha un senso completamente diverso. Giusto? Se lo vado a concludere su La, e quindi gli do un altro senso. Stessa sequenza di note, cambio il centro tonale, ovviamente mi cambia tutto il fatto. Bene, allora, spiegata questa cosa con la pentatonica che è facile, lo stesso discorso succede con i modi. I modi sono sette scale, cioè ogni modo è una scala completamente diversa ed è diversa semplicemente perché la disposizione dei semitoni al suo interno cambia. Quindi, piuttosto che vedere, lo so, all'inizio è complicatissimo perché sembra che dobbiamo imparare sette scale completamente diverse. Però, se noi in teoria capiamo questa cosa, dopo con la pratica riusciamo ad orientarci meglio, perché che succede? Io dico, allora abbiamo tre modi maggiori, tre modi minori. Sì, modo ionico, modo lidio e modo misolidio.
maggiori, modo dorico, modo frigio, modo eoleo e poi resta il locrio che ce lo teniamo a parte. Tre scale maggiori, tre scale minori, ognuno ha un suono completamente diverso. Quindi se noi per un attimo ci togliamo questa cosa che do dorico è uguale a si bemolle, bla 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 bla, noi abbiamo virtualmente per quest'attimo di panico sette scale da dover imparare. Ok? Benissimo. Se io incomincio a sentire ognuna di queste scale, mo mi focalizzo per un attimo solamente sulle, per esempio facciamo il lidio e lo ionico, ok? Se io incomincio a sentire il suono di ognuna di queste scale come qualcosa a sé stante, incomincio innanzitutto a capirne il suono, incomincio a capire il colore, ok? Se io suono do maggiore, ok, mi registro un attimo un pedale di do. Ionico. Giusto. Completamente. Allora io prima devo capire questa cosa e poi dopo faccio l'associazione e dico benissimo, allora do lidio che cos'è? Innanzitutto non è sol maggiore, è la scala di do a cui alzo la quarta di un semitono, ok? Quindi sarà una scala di do con dentro un fa diesis, quindi la posizione settima maggiore e quarta aumentata mi danno questo suono napoletano, mezzo indiano, eccetera eccetera, su cui Stibai ha fatto una carriera. Benissimo. Poi dopo dico ok, attenzione, questa scala do re mi fa diesis sol la si naturale do ha le stesse note di chi? Di sol maggiore. Wow, fichissimo. Allora conosco il pattern, ma devo cambiare il punto di riferimento. Per cui se io finora ho visto do mi sol lidio in scusatemi, do lidio tra settimo e decimo tasto, io dovrò fare la scala di do lidio con le note di sol maggiore. Vabbè, benissimo, però sarà do re mi fa diesis sol. Giusto, se la suono così, sebbene sia uguale a sol maggiore, cambia completamente il discorso. E questo ragionamento ovviamente va fatto per tutti e sette i modi. Quindi ecco svelato il discorso dei modi. Andiamo avanti. Vince, ma anche tanti chitarristi famosi stranieri hanno origini italiane. Sì, Rino, lo so, lo so. I suoi modi sono interurbani, citazione, non so di chi farli. Ragazzi, guardiamo un attimo pure su Facebook. Minore dice Attilio Calabrese, dice giustamente minore faccia misteriosa, esatto, maggiore faccia allegra. Mi puoi dire che pedale è la base di batteria che hai? Sì, sto usando la Zoom G3XN, che è una pedaliera che ormai uso da anni perché ho un rapporto di collaborazione con Zoom e su cui ho fatto anche un video in cui spiego come usarla eccetera eccetera, che dentro ha dei loop di batteria ed ha un looper per cui mi registra al volo gli accordini e le cose sul loop di batteria. Pedaliera economica, rapporto qualità prezzo esagerato, e tra l'altro ho prodotto anche un pacchetto di patch per questa pedaliera, quindi avete 20 dei miei suoni, dei suoni che uso di più su questa pedaliera. Li trovate su shop.vincecarpentieri.com. Non la volevo fare mia uscita, scusate. Allora,
Mi puoi dire che pedale è la base? Te l'ho detto. È l'ora di fumare. No, io non fumo, quindi mi dispiace. Quando suoni ionico, ricordi molto Pino Daniele. Guarda, sì, Rino, Pino, però molto lidio. Pino molto lidio, tanto. Cammale Cava. No, non è difficile, Fabri, non è difficile. Fabrizio Mattioli ci saluta tutti. Ok. Ciao Vince, ciao a tutti. Ok, ragazzi, sì, potresti proporre un giro funky? Sì, volentieri. Va bene per i modi? Posso andare avanti? Perché io in realtà ho una serie di domande a cui rispondere. Mi confermate? Ah, Cassandra Music mi chiede perché non hai fatto un video sulla scala minore melodica? Si trova pochissimo in giro. Perché la sto ancora studiando, ti dico la verità, la sto studiando ancora bene. Cioè, nel senso, io prima di spiegare una cosa devo conoscerla proprio bene, 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 perché sennò non funziona. La uso solo in un modo e ci ho fatto un video su questa cosa qua. La uso come superlocrea. Cioè, la uso praticamente un semitono avanti agli accordi di settima dominante alterati. Per cui, tipo, se devo risolvere da Si a Mi. O meglio. Suono Do minore melodica partendo da Si, che per il discorso dei modi è semplicemente Si super logre. Oh, scusa. Diciamo, questo è l'utilizzo che ne faccio di più. Vorrei approfondire invece il Lydian Dominant, che è un altro modo della scala minore melodica che invece secondo me è bello proprio. Ok. Tomo Fujita, sì, lo conosco, grande. Tra l'altro ho scoperto da poco che è stato l'insegnante di John Mayer, chitarrista funky esagerato proprio. Ok. Ciao Ale Giordani, ciao. Ciao Matte, c'era Matteo Sciolla, ciao Matte, ciao 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 ciao. Interessantissima questa divagazione sui modi. Ok, grazie. Ok. Interessantissimi modi se proprio devi andare oltre. Ragazzi, ditemi voi, se volete che continuo con i modi ve li spiego, vi faccio vedere pure quella cosa dell'esercizione, altrimenti vado avanti con la spiegazione. Però, allora, facciamo così, mi suono qualche altra cosa. Mi confermate questa cosa dei modi o altrimenti quando torno ce la. No, ok. Corey Wong, sì. Serio. Luigi Latini mi chiede un accenno di Caged. Io in realtà oggi volevo spiegare il Caged. Lo so, Enzo Iovine. Enzo Iovine dice: secondo me sui modi dovresti fare più esempi con gli accordi Dorian. Sì, dovremmo farlo con i minori. Facciamo che la prossima. Allora, ok, calma. Suono, se mi continuate a chiedere i modi, allora se mi arrivano 10 commenti sui modi, continuo sui modi, altrimenti vado al Caged. No, 10 no, sono pochi, 20. Ok, allora suono un attimo. Che ci suoniamo? Facciamo questa cosa qua. Che piace tanto a Paola Nessi. Thank you.
leggiamo i commenti. Sì, il giro è, il giro era quello là, no? Ragazzi, vi dico un segreto. C'è Paola Nessi che quando gemmiamo su questo giro gli piace, che non si ha un'idea. Tra l'altro c'è un video sul canale in diretta da una fiera che facemmo qualche tempo fa, dove tipo ce la tiriamo per 10 minuti a sudare su questo giro. Ok, allora leggiamo. Anche secondo me è meglio un caffè interamente dedicato ai modi. Sì, che tra l'altro sto studiando. Sì, ciao Matteo, sì. Devo smettere di fumare? Ok. Pino e la chitarra, assolutamente. Vince di stare con noi ad libitum. Di sti tempi è un'ottima condivisione che serve sia per lo strumento che per la serenità. Pure a me. Gigi, pure a me tanto. Mario. Ciao ragazzi. Che bello, sì. Quando dici... Ah, che significa? O che non mi è venuto... O che non ho chiuso a tempo come mi andava, come ci avevo in mente la frase, o che mi è piaciuta assai. Allora, Vince, vai sul balcone a dare spettacolo, altro che a dare spettacolo, altro che l'inno di te. Ma qua spettacolo, ragazzi. Allora, sì, modi, grazie, buona vita. Ciao Luigi. Penso che la pentatonica trattata opportunamente sia alla scala che dal punto di vista melodico suona alla grande. Sì, Mirko. Anche fondamentalmente la pentatonica utilizzata su gradi diversi. Questa per esempio è una cosa interessantissima da trattare. Utilizzi qualche tool per gem online? No, allora vi spiego il setup al volo. In sintesi io c'ho, non so se avete visto la foto. Tra l'altro ragazzi vi ricordo il contest che sarà attivo fino a sabato, per cui c'è la possibilità di vincere questo software Transcribe postando o sotto il o sulla mia pagina o sul vostro profilo, ma in entrambi i casi taggando sia me che Seventh String Software. Scritto Seventh String Software, quindi tre parole, c'è la possibilità di vincere Transcribe postando una fotografia del vostro setup di emergenza. Quindi se vi fa piacere fate questa cosa. Io ho in questo momento tutto montato in un vecchio comodino di IKEA e praticamente ho la G3XN che mi fa sia il segnale della chitarra che la batteria che il looper e vanno tutti in questa vecchia schedina audio Presonus vecchissima attaccata sul portatile. Quindi questo è quello che uso per gemmare online. La diretta Facebook ce l'ho dal telefonino, perciò mi vedete mancino. Mentre invece la diretta YouTube ce l'ho dalla telecamera e c'ho un microfono qua sopra per l'audio. Questo è setup d'emergenza. Ok, continuo a leggere. Antonio dice, grande Paolo Nessi, il mio maestro. Allora, io ho sentito Paolo, l'ho sentito ieri, e però sto studiando... Anzi, se ce ne avete qualche tool per fare... per fare le dirette insieme, io penso ci sia un tipo Skype e si condivide la cosa, però ci stiamo organizzando, vogliamo fare una diretta insieme, assolutamente. Ciao Vince, ma quando improvvisi hai sempre la piena consapevolezza di cosa stai diteggiando o vai anche ad orecchio? Bella domanda Marco. Allora, il concetto lo dicevo all'inizio di questa diretta, c'è quando io improvviso, ma credo valga un po' per tutti. Noi cerchiamo sempre di fondere, almeno chi improvvisa cerca sempre di fondere elementi estemporanei ad elementi invece un attimo più costruiti. Cioè, quando senti prevalentemente le cose un po' più articolate, un po' più complicate, sono cose che uno si è studiato a casa, che però improvvisa nel momento in cui le utilizza on spot, no? Quando le utilizzi così mentre stai suonando, per cui non necessariamente nel punto metrico in cui le studiate, non necessariamente nella tonalità, quindi questo tipo di improvvisazione c'è, ma c'è anche un'improvvisazione di elementi un attimo più semplici o basati su degli altri tipi di ragionamenti che sono prevalentemente estemporanei. Cioè quando io faccio per esempio mi rendo conto di averlo fatto prima. Questo non è non è un lick, non è una cosa che ho studiato, però è un concetto che sto applicando in quel momento. Ok, per cui probabilmente ho avuto una serie di lick, penso di aver fatto questo. Giusto, che se io dovessi pensarlo al momento, è chiuso. Ok, ma ho anche utilizzato delle cose super estemporanee. E poi ho utilizzato dei concetti che invece erano, per esempio questa cosa qua era, ho fatto questa frase che mi piaceva, giusto, stavo in si minore,
giusto? E faccio. Poi sento che questa frase mi piace, questo è un motif, si chiama motif, e cerco di ripeterlo lungo dei pattern che invece conosco in maniera studiata, giusto? So che la scala di Si minore pentatonica su due corde sviluppa così. E così via. E cerco di applicare quel piccolo concetto in maniera estemporanea. Allen ha fatto una bella lezione. Allora, Allen Hynes, se andate sulla pagina di Tim Pierce, c'è un video in cui stanno Tim Pierce e Allen che praticamente spiega questa cosa dei motif. Che al JIT ci hanno fatto una capa tanta questa cosa dei motif. Però effettivamente è quello che dà continuità al fraseggio. Perché voi non pensate dal punto di vista di chi li suona. Se l'ascoltatore trova un elemento ripetuto costantemente, ci si attacca. Cioè, se io suono, giusto, io do a chi mi ascolta la possibilità di legarsi a questa frase. E le prime due volte non la becca, ma dalla terza in poi lui si aspetterà e si aspetterà un movimento ascendente. Capito? Così funziona. Quindi ci sono diversi fattori che intervengono. Ok, vince il bottleneck suonato solo su accordatura aperta. Ne hai una a disposizione? Ho una chitarra, non ho il bottleneck e non ho accordatura aperta. Quindi no, non ti posso aiutare. Mi dispiace. Sulle sostituzioni ne parli sempre poco mai. Ti spiego, Gianfranco. Allora, ci sono degli argomenti di cui io non parlo per un semplice motivo, perché penso che siano troppo complicate rispetto agli argomenti che di solito tratto. E fondamentalmente perché gli argomenti che io tratto anche nei video nascono generalmente da richieste che mi fate. Ok? Quindi di base mi arrivano le email, mi arrivano richieste, mi spieghi i modi, mi spieghi il caged, mi spieghi questa cosa qua, quindi io cerco di essere utile in quel senso là. Se tu ritieni che questa cosa sia utile, io ci faccio una diretta, ci faccio un video. Fondamentalmente il concetto delle sostituzioni, te la dico velocemente, nasce dal cercare di analizzare all'interno della tonalità stessa o tra accordi che sono più o meno simili, cercare degli accordi che abbiano un numero minimo di voci in comune e che quindi possano essere sostituiti l'uno con l'altro senza cambiare enormemente il senso armonico di quell'accordo. Tanto si fanno diatonicamente con l'accordo di settima, per esempio, e l'accordo sull'accordo di settima dominante costruito sul quinto grado e l'accordo semidiminuito costruito sul settimo, tra gli accordi di settima dominante che hanno il tritono in comune, con gli accordi diminuiti. Insomma, si lavora per similitudini. Però se volete che parlo di questa cosa qua, me lo scrivete nei commenti, ne parlo, non ci stanno problemi. Guarda, me la segno, ci metto un punto interrogativo vicino. Ok, andiamo avanti. Ma il giro A me mi piace blu, sì, era il giro di A me mi piace blu. Ma la tele che modello è? Massimo, l'ho spiegato prima, è una tele messicana, ti dico pure l'anno forse, MZ32, quindi dovrebbe essere, questa è del 2000, l'ho comprata nel 2006, primo tour con gli Alma Megretta, Telecaster, ha un nome, si chiama DP, ed è messicana economica con tutto di fabbrica. Ci avevo messo un kill switch qua quando facevo le cose che mi piacevano, tipo Morello, però l'ho tolto e adesso è rimasto il buco. L'unica cosa che ci ho fatto, e c'ho anche il video pronto da qualche parte in studio, però no, quindi non lo posso pubblicare, l'ho schermata, ci ho fatto la schermatura, quindi ci ho messo il foglio di alluminio in tutti gli slot, in tutti i vani. Questa cosa qua l'aiuta proprio tanto. È una riedizione 52, quindi non è proprio comodissima per i bending. Manico è una C, però vabbè, va benissimo, guarda, ce l'ho da una vita, ce l'ho da una quindicina d'anni, insomma, 12-13 anni, insomma. Questa cosa che stai dicendo, bellissima questa cosa che stai dicendo, pensiamo nel pop a una bella canzone che con un po' di begli spunti per chitarra, Pensare male di te, c'è quel riff, mamma mia, Pensare male di te è una cosa bellissima, mamma mia, un pezzo bellissimo.
pezzo è bellissimo. Quel pezzo mi fa pensare agli stadio, mi ricorda gli stadio di Borodalco. Ciao Mauro, ciao. Com'è il nome? Allen Hind, si scrive H-I-N-D-S, Allen Hind. Vince il turnaround con passaggio cromatico. Come si fa? Ci ho fatto un video. C'è un video, vedi, nel canale c'è un video. È la playlist della chitarra blues per tutti, c'è un video. E tra l'altro nella chitarra blues per tutti sta super spiegato. Ciao a tutti, Lilith, ciao. A Sapri sono andato al concerto degli Alma Megretta. C'eri? Dipende dall'anno. Ho fatto Alma Megretta dal 2007 al 2010. Sì, ho fatto 3-4 anni con gli Alma. Poi sono passato agli Audio 2. Poi c'è stato un anno in cui ho fatto entrambe le cose. Adesso solo con gli Audio. E poi nel frattempo ci ho fatto Alessandro Siani un sacco in studio. Scusami, in teatro. E dipende dall'anno. Se c'era un ragazzino alla chitarra, sì, ero io. Anche io ho schermato la tele Harley Benton. Non potevo... Prima potevo sentirci la radio. Sì, sì. Allora, io ho letto molte cose sulla schermatura delle tele. In cui molti dicono che fondamentalmente si perde suono quando si scherma la Telecaster in particolare. Io non l'ho notato, vi dico la verità, non l'ho notato. Ma poi soprattutto, siccome... Al momento sembra, al di là, ragazzi, al di là della Z, che voglio dire, l'Ibanez Z, secondo me hanno fatto un prodotto in gara di mano, al di là del mio legame con l'Ibanez, però hanno fatto un prodotto che è di una versatilità allucinante. Non ho provato le Talman loro, che sono questi simil Telecaster, però credo che in generale proprio la struttura della Telecaster sia una delle strutture più versatili per lo studio di registrazione. Non a caso uno dei miei miti, Tommy Tedesco, ha registrato tutti i dischi di Elvis, Beach Boys, tutta sta roba qua, sono tutti Telecaster. Tutte le colonne sonore, tipo Bonanza, Boy Duke, tutta quella roba là, è tutta Telecaster. Quindi, però schermarla è necessario perché fondamentalmente in studio ti prende la radio. Cioè di base, capito, ti tira giù tutte le frequenze radio. Non è una cosa allucinante, è una cosa allucinante. Al di là del riuscire ad eseguire, e ci si prova... Già stare a discutere e comprendere di queste cose è stupendo. Grazie Giuseppe, grazie. Ciao Golzan, ciao bello. Vinci, li diresti gli accordi? Non mi chiamo Vinci, mi chiamo Vince, lo odio Vinci. Ciao Nello. Li diresti gli accordi di A me mi piace blues e come si succedono? Sì, la strofa è facilissima, Nello. Si minore settima, poi lui ci suona Re nona, Sol maggiore. E poi io ci sono Re basso fa diesis, che in teoria dovrebbe essere un Re maggiore rivolto. Perché sì, Re maggiore rivolto, fa diesis non ci funziona. Guarda, fa diesis minore è troppo scuro, quindi meglio questo. E poi il bridge fa Re 9. Si minore, no, fa, ok, fa re settima, quindi re nona, sol. Io ci metto questo qua che mi piace, re basso fa diesis e poi si minore, quindi lì gira l'ordine degli accordi. No, è semplice, proprio semplice come pezzo. Tra l'altro Paolo ha fatto un'analisi armonica di questo pezzo che quando l'ho sentito, cioè, sempre in quel video in cui trasmettiamo insieme dalla fiera, fa l'analisi armonica di questo giro e ha detto una serie di cose bellissime che io a cui non c'ero arrivato, perché fondamentalmente io vengo mosso da una cosa di affetto, no? Rispetto a sto pezzo qua ci sono cresciuto, quindi non mi sono mai soffermato più di tanto. Invece Paolo l'ha analizzata proprio da jazzista, ha fatto un'analisi fantastica. Sono andato a pensare male di te al momento. Sì, questa è una, guarda, questa frase qua di pensare male di te di Stash. Tra l'altro, raga, vi racconto questo aneddoto che è fantastico. Allora, il padre di Stash, non so se sapete questa cosa, che si chiama Umberto Fiordispino, che tra l'altro è un chitarrista allucinante. Cioè, lui suona tutte queste cose in stile Mac Knopfler, fa paura. Suonava, allora io da piccolo andavo in vacanza a Gaeta, a Serapo, e ci sono andato tipo 15-16 anni. Ora, nella mia fase metallara,
Basti pensare che il primo pezzo per chitarra che ho sentito è stato Always With You, Always With Me di Satriani, che lo metteva un video jukebox a Gaeta nei bar degli americani. Comunque, nella fase metallarissima in pieno Satriani, ai platani di Gaeta, non so quanti di voi sono stati mai a Gaeta, sotto ai platani di Gaeta, che è questo vialone, ci stanno tutti questi bar che facevano intrattenimento e cose. E Umberto c'aveva un trio, ma vi sto parlando 95-96. Umberto c'aveva questo trio dove suonavano, tra l'altro, Saltano Swing. Lui canta e suona Saltano Swing, voglio che è una cosa pazzesca, pazzesca proprio. E io mi innamorai talmente tanto di questa cosa di suonare la chitarra, e vi giuro, non tanto per Satriani, cioè mi piaceva questa cosa di Satriani, ma l'idea di vedere a quello dal vivo che suonava Dire Straits, c'aveva questa Stratocaster del 70, palettona, no? E quindi che suonava questi pezzi di Dire Straits, cantava a Gaeta dal vivo. Io stavo là, mi ricordo, sulla transenna a guardare Umberto Fior di Spino. Quando poi ho saputo che è uscito Stash, è che sono usciti i Color. Non riuscì ad andare a lezione da Umberto perché fondamentalmente lui stava all'epoca a Crispano e quindi non era lontano per me, perché io non guidavo nemmeno. Però mi rimase talmente impresso che io cominciai a fare lezione proprio per via di Umberto, quindi del padre di Stash. Fighissimo. E tra l'altro Stash suona la chitarra bene, vabbè, inevitabilmente suona la chitarra benissimo. Detto questo, torniamo a leggere. Salvatore Santoro, ciao! E chi se li scorda se era per Gaeta in quegli anni? Bellissimo! Wow, Salvatore, bellissimo! Mamma mia, mamma mia. Hai conosciuto Fefo, Ex Malfunk? Sì, assolutamente. Fefo è fra, cioè, carissimo amico, persona eccezionale, chitarrista pazzesco, ma soprattutto una filosofia di vita allucinante. Sì, e io sono entrato negli Alma perché concettualmente gli Alma sono un collettivo. Non hanno mai la stessa forma, cioè a parte Gennaro, Paolo e Rino Rais, gli Alma non hanno mai la stessa formazione. Per cui in quegli anni là ci alternavamo io e Fefo, poi c'era Marina Mulopoulos con Lucarello, con cui dopo ho fatto il tour del primo disco di Lucarello. E che altro c'era? Ah, c'era Greg Ferro, c'era Pune, e sì, era un collettivo, per cui ci stavamo io, Fefo. C'è un video tra l'altro su YouTube, fighissimo, che ho postato pure, se andate nei video della mia pagina lo trovate, dove con gli Alma abbiamo fatto al Neapolis di Napoli, il 2007, questa arena bellissima che abbiamo a Napoli, abbiamo fatto l'apertura dei Massive Attack. E quindi lì ho conosciuto Ora Sandy, ho conosciuto, vabbè, insomma, tutti i Massive Attack. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Logicamente l'ha fatta un liutaio, cosa? Non lo so, ok, Marco. Mauro Tagliaferri, che ampli sta usando? Il suono che sento sembra valvolare Fender. Mauro, no, ti spiego. Allora, voi da Facebook state ascoltando l'amplificatorino che ho io come monitoring, che è questo Line 6 Spider 3, che è un amplificatore che vi dico, ve lo giuro, me l'ha regalato Enzo Nunneri. Ciao Arni! Che è un amplificatore che mi ha regalato Enzo Nunneri, che è un amico che c'ha un negozio a Via San Sebastiano, che è un amplificatore che secondo me è usato, costa 50 euro. E quindi voi la state ascoltando da lì, col microfonino del telefono. Invece chi sta su YouTube la sta ascoltando dalla Zoom. Non c'ho simulatore di amplificatore, quindi c'ho la chitarra diretta nella Zoom, perché tutti gli slot della Zoom sono occupati da delay, riverbero, quindi in catena c'ho delay e riverbero, poi c'ho la looper e poi c'ho la batteria. Quindi mi occupa tutti, non posso mettere l'amp simulator. No, il suono della chitarra diretta, questo qua. Chitarra dritta nella Zoom. Ciao Vince, ciao Filippo. Io sono più vecchio. Io sono più vecchio. Che ricordi al 7 Up a Formia, mamma mia. Ma io ci vado spesso, sono spesso a Gaeta. Ultimamente sto andando spesso a Ponza perché
ho degli amici, c'ho mia cugina col marito, insomma, vivono, quindi vado spesso a Ponza e di conseguenza passo a Gaeta spessissimo. Grazie assai per questo che fai, sarebbe anche interessante vedere qualche ritmica in tre quarti per avere spunti. Sì, ok, segno. Però, ma io è bellissima questa cosa perché io segno, voi fate le domande, poi leggiamo le cose in diretta e accade di tutto. Vabbè, ma dai, va bene, va bene. Ok, ritmica in tre quarti. Ma io è un'ora e mezzo che sto in diretta. Mo, se vi ho annoiato, me ne vado. Nel senso che si sente bene. Sto con PC desktop con casse 2 più 1. Sì, va, io guarda, perché c'è Mauro che mi dice: si sente bene la chitarra. Sto con PC desktop con casse 2 più 1. Quindi due casse più basso, più il sub. Stiamo tutti quanti con. Siamo tutti quanti con setup di fortuna. Quindi va bene. Vima, un video sulla loop? Sì. Anche se in realtà la loop, non, io non credo che. Guarda, guardavo la diretta di Varini di qualche giorno fa, in cui gli chiedevano, in cui rispondeva alle domande, diceva: ma la loop station migliore, quella più indicata? Fondamentalmente, ragazzi, le loop sono una cosa di. Ferma. C'è Saverio che spiazza tutti e scrive: Vima, dove devi andare? Effettivamente, Saverio non deve andare da nessuna parte. Però no, non vorrei rompervi le scatole. No, io vado avanti, vai, cioè, tranquillo. Allora, sentivo questa cosa di Massimo che diceva. Tra l'altro, dopo vi racconto questo aneddoto su Massimo. Che diceva: le loop sono tutte uguali. Sì, fondamentalmente le loop di base partono da un concetto molto semplice. Sono un delay, sapete che derivano da un delay le loop? Le loop derivano dal fatto che hanno allungato quanto, il più possibile la capacità di registrazione dei delay e quindi poi ne hanno aggiunto dei controlli per cui hanno creato le loop. Fondamentalmente, dalle più elementari alle più complesse, il concetto è quello di fondamentalmente staccare, innanzitutto, ok, registrare una traccia di chitarra, sovrapporre, quindi fare l'overdubbing di altre tracce di chitarre e poi magari suonarci sopra. Ora, chi più e chi meno fa questo? Il problema della loop sta nel fatto di usarla bene, perché l'errore che facciamo, guarda, ti faccio l'esempio, faccio l'esempio lampante. Se io incomincio a suonare con la loop, ok, facciamo fatti Pino Daniele. Giusto? E comincio a registrare senza cognizione di causa. Ok, quindi premo questo tasto così, cioè senza contare, senza fare. E idem stacco senza contare. La loop non si mette a tempo da sola, sono poche le loop che si mettono a tempo da sola. Per cui questo è il problema che si riscontra più spesso. Guarda, la stacco apposta male. Lo staccate. Se la stacco così, la looper non si mette a tempo da solo. Quindi probabilmente hai problemi a suonarci sopra. Il trucchetto, insomma, quello che faccio io è che quando io comincio a suonare, io conto. Cioè, io faccio proprio questo ragionamento qua mentre so. Ciao Vince, tu sei una cosa grande per noi. Ragazzi, voi mi fate compagnia, vi ripeto, sto qua. Allora, diciamo il fatto della loop. Se io conto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Vedi, se io stacco a tempo, la looper sta là. Ora, non so se accendo la batteria, se l'ho staccata a tempo, la batteria tra l'altro della Zoom, questa si dovrebbe mettere bene sul loop. No, ok, no, no, perché ho staccato fuori dal metronomo, giustamente, ho staccato senza click. Ok, però il problema delle loop, al di là del fatto che sono più o meno tutte quante uguali, è quello di usarle bene, di allenarsi a staccare contando. Ok, questa è la cosa delle looper. Leggo.
Vince, volevo sapere se e dove dai lezioni. Io abito a Casoria, dimmi dove posso chiederti ulteriori informazioni. Nello, io faccio lezione. Allora, in studio da me, sto a Napoli a Piazza Dante, e poi faccio lezioni a San Giorgio, all'MMI di San Giorgio, a Cremano, qua vicino, e poi faccio lezioni a Orange Bug al Vomero, quindi fondamentalmente Napoli. Poi stavo, come lo dicevo nella diretta precedente, stavo organizzando il tour di seminari in giro per l'Italia, però poi è arrivato l'amico virus, quindi nulla. Però presto spero anche di fare tour di seminari, eccetera, eccetera. Ok, leggo. Per te, chi sarebbe il miglior chitarrista da imparare? Knopfler, Clapton, Gilmour, The Edge, Satriani, Malmsteen, tutti. Allora, Marco, guarda, io ho fatto sul mio blog c'è un articolo, a parte l'ho scritto pure su Axe, qualche anno fa, però poi questi articoli li ho ripresi e li ho pubblicati con tanto di video sul mio blog. Ci sono due articoli che si chiamano 10 chitarristi da imparare necessari, una cosa del genere. Comunque, se vai nella sezione blog del mio sito lo trovi, dove dico a mio parere quali sono i chitarristi più importanti da imparare, ma imparare però finalizzati a cosa? Finalizzati allo studio di registrazione. Quindi fondamentalmente ci sta un bel po' di ritmica. Giusto? Ci sta Nile Rodgers, ci sta addirittura Green Day, Dave Grohl, quindi tutto quell'approccio ritmico lì, e poi tutti i solisti che fondamentalmente poi vengono riciclati nel pop di base. Se ti riferisci a come suono io, al mio modo di suonare, ti dico Benson, Larry Carlton, Allen Hynes, Dave Hill, insomma tutti gli insegnanti del JIT, tutte quelle persone là che sono eccezionali, Norman Brown, Paul Jackson Jr., Nile Rodgers, necessariamente, come si fa? E poi io ho un sacco di roba che mi trascino dagli anni 90, quindi ho tanta roba di Nuno Bettencourt, tanta roba di Steve Vai, che però riciclo. Cioè, fondamentalmente, questa idea che vi facevo sentire prima, è una vecchia idea presa da un disco da due dischi eccezionali, dove Steve Vai suona con Dave Lee Roth. Però, siccome io non, forse ve ne siete d'accordo, io non sono molto veloce, non riesco a fare quelle cose super tecniche, un po' perché ho le manine piccole, un po' perché di base ho sta tendinite, e quindi suono come su, cioè suono le cose mie. Per cui tutto quello che io imparo, anche la roba degli shredder, cerco sempre di riportarla al mio modo di suonare. Per cui anche le cose vecchie di Steve Vai, all'epoca mi piaceva tanto Alex Skolnick dei Testament, mi piaceva assai. E tutta quella roba là io cerco di riciclarla e suonarla per come posso. Pure Andy Timmons fa un sacco di cose bellissime. E boh, questo è il concetto. Poi dipende sempre da quello che ti piace. Cioè, chitarristi che si devono imparare per forza, per fare che? Perché dovresti imparare? E poi soprattutto perché chitarristi? Perché non sassofonisti? A me per esempio piace Parker, Charlie Parker. Tutta sta roba. Questa roba qua dei sassofonisti bop, wow, bellissimo. Ok, questo della chitarra è una pazzia. Sono in una stanza dove ho un reverb deluxe ed un hot rod e sono con le cuffie. In altro modo mi sbattono via da casa. Allora, ragazzi, questa cosa del setup allucinante c'è. Se andate sulla mia pagina Facebook, ah no, allora vi leggo bene il messaggio. C'è Marco Abbati che mi dice: questa cosa della chitarra è una pazzia, perché dice: io sto a casa con l'Hot Rod Deville e se alzo il volume senza cuffie mi mandano via. C'è, rispetto a questa cosa dei setup di fortuna, c'è questo mio allievo Fabrizio Utek, che tra l'altro ha pubblicato, sempre in merito al contest dei setup impossibili, ha pubblicato questo suo setup di cui abbiamo, cioè sono complice io di questa cosa. Abbiamo organizzato questo setup per lui perché non poteva studiare a casa, tutto in una valigetta. Per cui si è messo questo microamplificatore per cuffie dentro la valigetta, questo ampli, comunque lo trovate, Fabrizio Utek, lo trovate nella... sotto a un mio posto dove ho fatto la foto del mio comodino con la roba, trovate il suo setup. Se gli scrivete, lui sicuramente vi spiega come ha fatto. Per cui esiste la possibilità di fare dei setup d'emergenza piccoli, compressi. Ok, leggiamo.
Lilith Blackmoon dice: Jesus Christ Superstar è uno dei miei musical preferiti. Com'è stata quell'esperienza? Bellissima. Beh, bellissima. Allora, riepilogo. Nel 2012-13, sì, 12-13, ho fatto questo musical, Jesus Christ Superstar. Io non so se sapete come funziona questa cosa dei musical. I musical, soprattutto questi qua grandi grandi, danno in licenza ad una nazione i diritti, insomma, per fare la replica di Jesus Christ Superstar in questo caso. Credo che in questo caso qua pure Simone Gianlorenzi, altro chitarristone, Max Cona, altro chitarristone, Paola Nessi, chitarristonissimo, ci stanno tanti, voglio tantissimi. E quindi vi dicevo, praticamente le grandi società di musical danno in concessione questa cosa ai vari stati, alle varie compagnie, e in Belgio questa cosa è stata presa nel 2000, non era 13, era tipo 14, 15, è stata presa in concessione da questa compagnia di questo paese che si chiama Bilzen. E in sintesi, niente, sono stato lì con un, direi un mio amico, insomma, non so se siamo ancora amici. Cosa brutta, sì. Che era direttore musicale di questa cosa in Belgio. Insomma, ci fu un aggancio tramite il personaggio che faceva Gesù lì in Belgio e questo mio amico arrangiatore. Per cui andammo lì a suonare Jesus Christ Superstar. È stata un'esperienza allucinante perché è cominciata allucinante. Cioè, abbiamo dovuto registrare tutte le seconde chitarre, tutte le batterie e tutti i bassi e le tastiere in 7 giorni a Napoli. Poi da lì abbiamo fatto i mix, cioè ci siamo spostati in macchina in Belgio, cioè smontando lo studio di registrazione e portandocelo nell'appartamento lì a Bilzen. No, stavamo a Genk. E lì abbiamo finito praticamente i missaggi. Da lì perché dovevamo fare i missaggi con i cori che invece erano live, suonati da questa compagnia di quasi 100 persone. Alla fine, come era strutturata la cosa? Lo spettacolo avveniva giù in sala e noi avevamo una telecamera che puntava gli attori e che mandava il segnale a noi che stavamo sopra nella stanza del coro. Per cui io e Max stavamo in questa stanza, chitarra e tastiere, e gestivamo sequenze, chitarra suonata dal vivo e tastiere suonate dal vivo, mentre ci dirigeva il direttore del coro dirigeva anche noi, che guardava lo spettacolo da questo mega schermo in cui venivano proiettate le cose dello spettacolo in diretta. Tra l'altro, la mia parte fighissima era quando Giuda fondamentalmente si suicidava e io avevo questa sala tutta in silenzio dove facevo questo super assolo di chitarra che improvvisavo ogni sera. Tra l'altro, ve lo mando. C'ho un video di quella cosa là, quindi ve la posto su Facebook, volentierissimo. È stata un'esperienza allucinante. A parte che io ho trovato una famiglia, nel senso che le persone del cast sono state eccezionali, cioè eccezionali, voglio più calde degli stereotipi di calore italiano. Cioè, persone allucinate. Tra l'altro, voglio dire, spesso qua viene Milo, che non so se ci sta sentendo, Milo Klasen, che ormai è diventato mio fratello, cioè gli produco dischi, sta spesso qua a Napoli perché è diventato napoletano d'adozione. Quindi bello, cioè ne ho un ricordo, no? Bello, bellissimo, bellissimo. Vado avanti. Un saluto dalla zona rossa, ormai è tutta zona rossa, però mi rendo conto che voi da quelle parti là ve la state passando peggio di quanto noi qua a Napoli. Voglio Enzo, un abbraccio. Abbraccio fortissimissimo, fortissimissimo. Nello IEVA, dove posso contattarti per ulteriori informazioni? info@vincecarpentieri.com. Io rispondo a tutti. Lo sapete, cioè se mi seguite sapete che rispondo a tutti. Tour di seminari con la famosa data di Milano. Sì, mi auguro. Ragazzi, vi lascio tutte le informazioni. Allora, per le lezioni, vi lascio tutte le info. Vabbè, basta che mi contattate su info@vincecarpentieri.com. Vi rispondo, tanto vi rispondo. Mariano Ravasco dice Salinas. Ragazzi, non so se avete mai ascoltato Luis Salinas, che è questo chitarrista. Ah,
argentino, lui è argentino, è pure uno dei miei chitarristi preferiti, è eccezionale, veramente uno autodidatta tra l'altro, con una tecnica spaventosa, Luis Salinas. Ma pure sai chi, Mariano, Vincente Amigo, che è un chitarrista flamenco, pure un altro che secondo me andrebbe super studiato. Ciao Sebastiano, ciao bello. Ciao Emiliano. Allora, non ho capito perché avete litigato, no, non lo dirò pubblicamente. Ciao, ti seguo da poco. Se improvviso con le pentatoniche devo far sentire il cambio di accordi, dipende da come vuoi suonare. Pentatonica o no, questa cosa di far sentire il cambio di accordi, è sempre preferibile far sentire il cambio di accordi. Ok? Ti spiego, anche se io suono un blues, è sempre preferibile far sentire il cambio del blues. Se, immagino sol, ok? 12 battute in sol. Tre accordi, sol settima, re settima e do settima. Posso scegliere di suonarlo così e quindi farti sentire tutti i cambi, ma posso anche scegliere di suonarci, si dice through the change, no? Di suonare attraverso i cambi e quindi pseudo ignorarli. Dipende, se vuoi essere melodico necessariamente, io dico sempre questa cosa, quando chiudi un fraseggio devi chiuderlo necessariamente, o su un corton della tonalità e sperare che ti vada bene, perché voglio dire, cambia a seconda dell'accordo, o preferibilmente sempre sugli accordi, sempre, scusami, sempre sull'accordo che in quel momento sta suonando. No, mi sono distratto perché leggo Matteo che mi flotta e dice: ma quanto ti annoi? E chi ti annoi, Matteo? Sto divertendo. L'unica cosa, sai cosa? È finito il caffè. Ah, ma non fa niente. Ok, se hai la possibilità, salutami Claudio Acampara. Come? Volentierissimo, volentierissimo. Claudio è un caro amico, tra l'altro, altro super chitarristone italiano. Ma l'aneddoto su Max Varini, sì, ok. Aneddoto su Max Varini. Allora, Max non so se si ricorda di me, perché Max, voglio dire, è un mito, quindi noi umili sotto. Però lui è stato una volta di una gentilezza con me allucinante, pur non conoscendomi. Io ricordo. Che, allora, vi spiego come ho cominciato. Allora, dopo il JIT, io stavo a Napoli, non c'era internet, non c'era ancora in, no, c'era internet, però tipo c'erano i modem a 56K, per cui non c'era modo di farsi conoscere, bla 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 bla. Per cui io all'epoca, vi sto parlando che avevo 22 anni, 23 anni, ho cominciato, ho fatto faccia tosta, sono andato a Roma e sono andato dal carissimo amico Maurizio Dadò, che è il direttore di Ax, che abbraccio. Che veramente mi ha dato un'opportunità. Sono andato là, faccia tosta, e gli ho detto: senti, posso scrivere per il tuo giornale? E quindi ho cominciato a scrivere per Ax. Facevo, all'epoca facevo recensioni dei dischi e facevo, ma analisi degli assoli di Scofield, sta roba qua fondamentalmente. Ok, e in quel frangente là mi contatta un'allora famosa casa editrice che pubblicava materiale per chitarristi, per cui ho trascritto due libri, ho trascritto, cioè due dischi, ho trascritto un disco intero in cui c'era, in cui suonano Fren Gambale e Maurizio Colonna, che è chitarrista classico italiano eccezionale. Hanno fatto questo disco insieme. Ok, scusate, mi sono mancato da Facebook. Che hanno fatto questo disco insieme, bellissimo. E io ho trascritto nota per nota, Vindanno, figurati. E poi questo videocorso di Simone Sello, che, di
di cui ho trascritto un videocorso bellissimo che si chiama La chitarra rock dalla A alla Z, in cui lui per ogni lettera dell'alfabeto faceva un esempio di chitarrista. Insomma, fece questo lavoro e questo editore, insomma, non ci mettemmo d'accordo con questo editore per questioni burocratiche, bla 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 bla, e io all'epoca non sapevo proprio come gestire questa cosa delle edizioni, i contratti e cosa. E scrissi a Max, che all'epoca era l'unico che lavorava su internet, pure a 56k, faceva paura, Max all'epoca era allucinante. Gli scrissi, da perfetto conosciuto, gli dissi: guarda, io sto avendo a che fare con questa casa editrice, bla 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 bla, non so come comportarmi col contratto, non so che percentuale chiedere, non so come farmi pagare fondamentalmente. E Max si mise là molto velocemente, perché già all'epoca, capito, era tassatissimo di email e cose, e mi rispose punto punto a queste email. E io, questa è una cosa che non mi scorderò mai, e vi dico la verità, per questo motivo, proprio grazie a Max, io oggi rispondo a tutti, nei limiti, lo vedete nei commenti su YouTube, su Facebook, rispondo a tutti quanti, perché mi rendo conto che è fondamentale, cioè è fondamentale che noi, che non voglio dire stiamo in vista, cioè noi condividiamo cose, c'è gente che ci segue, abbiamo un pochino di esperienza, perché quell'esperienza ce la siamo magari sudata, o perché abbiamo sbagliato semplicemente prima di voi, e quindi apprezzo chi mette queste cose a disposizione, e lo faccio proprio grazie a Max, probabilmente, anche se, vi ripeto, lui non si ricorda di me, però questo aneddoto, insomma, mi ha segnato, mi ha cambiato tanto. Quindi questo è l'aneddoto su Max Varini. Ah, che altro? C'è sta Salvatore che dice: anch'io sono di Napoli. Vince, resta in diretta fino al 3 aprile. A me va bene finché ho la chitarra in mano, però credimi, non vorresti vedere quando mangio, cucino, cosa. Vince, avevi parlato di applicazioni da scaricare sul tuo Google Drive. Sì. In un post su Facebook ed in uno dei video in diretta su YouTube trovi il link, o se qualcuno di animo buono te lo condivide qua. Emiliano dice: a quest'ora c'è sempre la birra, però da neofita sulle scale è sempre stato un po' più ritmico, sul cambio di accordi spesso e volentieri lo sviluppo dalla pentatonica. Mi sembra che aiuti. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Vince, hai trascritto Frank Gambale, sei un grande, Frank è un dio, sì. E Frank, tra l'altro, pure nelle altre episodi. Io certe volte mi scordo, ma ho degli aneddoti allucinanti. Quando trascritti, il disco si chiama Imagery Suite, una cosa del genere si chiama, se lo trovate è bello, molto bello. Io scrissi a Frank e gli dissi: Frank, senti, io sono quello là che ha trascritto il tuo libro, così 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 così. Gli dissi: senti, ma tu non è che fai lezioni su Skype? Perché io vorrei pigliare lezioni da te, cosa. Lui fu carinissimo, perché mi scrisse: no, tu non hai bisogno di lezioni. E poi qualche anno fa lo incontrai alla fiera di Francoforte, lo salutai, gli raccontai l'aneddoto e lui si ricordava. Bello Gambale, vai, Gambale è allucinante. Gambale, per esempio, l'ho approfondito, cioè a parte quel disco là l'ho approfondito poco, infatti non c'ho molta roba di Sweep, però mamma mia, bravissimo. Ci parli dell'esperienza al JIT? Come? Volentierissimo, me la segno, perché non, è lunga, non ci riusciamo oggi, però wow, come no, volentierissimissimo. Cos'è il JIT? Il JIT è praticamente la sezione dedicata alla chitarra di una delle scuole più prestigiose al mondo, il Musicians Institute, e io ci sono riuscito ad andare, vi dicevo, grazie a un episodio triste, insomma, della mia vita, che però dal lato positivo mi ha consentito di avere qualche soldo in più per andarci, quindi sì, bene. Domanda difficile, calma, ce la facciamo. Ok. Allora, Varini è stato il pioniere di tutte le cose che facciamo e diciamo, è un genio, sì. Max, allora, io non credo che Max sappia tutto, credo che Max sia un grande curioso, cioè non penso che uno che si è messo là a studiare perché devo studiare questa cosa, devo imparare quella cosa, credo che Max sia mosso da una grande voglia di sapere, questa è la sensazione, e quindi, e dalla generosità di diffondere,
di diffondere, oltre che da uno spiccatissimo senso del commercio, perché voglio dire, non la facciamo io, non facciamo i finti moralisti. Io vivo grazie alle cose che vi comprate dal mio shop e dalle lezioni, dalle video lezioni, queste cose qua. I tour sono veramente una parte economica irrilevante, quindi ci viviamo di questa cosa qua, però almeno, e credo Max, voglio dire, ci vive da questa, non credo che guadagni tantissimo ormai con i tour di Biagio, piuttosto. Però voglio dire, c'è anche l'elemento commerciale, ma c'è anche la volontà, cioè, alla fine voi ve ne accorgete, cioè io quando guardo il canale di qualcuno, soprattutto gli americani, in cui palesemente cercano di vendermi qualcosa, io mi annoio e cambio idea. Fondamentalmente noi dobbiamo vendere, perché io mi devo comprare la telecamera con cui faccio le dirette, mi devo comprare il Mac con cui faccio la cosa, cioè, alla fine noi non navighiamo nell'oro, non credo che io, Claudio, Ale Barbetti e tutti quelli navighiamo nell'oro, cioè facciamo questo di mestiere, boh, alla fine no, io forse sono il meno youtuber di tutti quanti, quindi faccio il chitarrista, però mi piace lavorare con YouTube, quindi ci vuole la parte commerciale, però ci vuole, nel caso di Max, anche la sensibilità di capire che bisogna trasmettere qualcosa prima, e poi se alle persone fa piacere comprare e supportare, ben venga. Quindi Max è forte in questo senso qua, è fortissimo, che lui condivide, cioè Max, ragazzi, Max ha condiviso i suoi corsi gratis, quindi il contributo era quello di comprare il libro, ma fondamentalmente con un minimo di intelligenza uno si andava a guardare i cosi di Max. Tra l'altro, altro episodio divertente con Mario. Io vorrei che Massimo vedesse questo video, perché vi ripeto, non so se mi conosce e si ricorda, però ultimamente sul mio video è stata scritta questa cosa carinissima che dice: ma chi lo conosce a questo Carpentieri? Compratevi i video di Massimo Varini. E a me questa cosa mi faceva ridere tantissimo. Alla fine compratevi le cose che vi piacciono, cioè scegliete le persone che vi comunicano qualcosa e ottimizzate le spese che fate. Cioè, se vi comunico qualcosa io nel mio piccolo, ben venga, ma voglio dire, Max ha scritto talmente tanta di quella roba, le spiega talmente bene le cose, ma perché non comprare? Io ho la chitarra, io ho professione chitarrista qua, ce l'ho, lo sono studiato. Si vede che Max, oltre che un gran musicista, è anche una grande persona. Sì, credo pure io. Ti ripeto, non lo conosco personalmente, però sì. Prossima cosa faccio diretta su Massimo Varini. Allora, continuano i chitarristi famosi, sì, ma ce ne stanno tantissimi. Max è troppo particolare. Chitarrista donna, sì. Allora, non so se ha pubblicato cose online, è un insegnante dell'EMI, si chiama Beth Marlis, che ha scritto tutti i corsi insieme a Dan Gilbert dell'EMI. Fortissima. C'è Nita Strauss, che ultimamente si porta assai, però a me, vi dico la verità, non piace come suona. Mi piace moltissimo, se la seguite su Instagram, mi piace molto l'aspetto motivazionale suo. E poi, di femminucce mi piace Lari Basilio, che se io riuscissi a suonarci insieme, voglio, mamma mia, quanto è brava quella ragazza. Tra l'altro è avvocato, quindi è una persona che secondo me è pure abbastanza quadrato, insomma, ha studiato sia la musica che mi piace tanto Lari Basilio. Jennifer Batten mi piace tanto, basta, non mi viene in mente, non scenderò su nel dettaglio di quella ragazza che forse intravedete la chitarra quando suona. È bravo, bravo chitarrista. Ok, che altro? Alfonso Capobianco dice: ho a casa la chitarra blues per tutti e la chitarra solista. Grazie. Lo conosci Marco Burrachi? No, non l'ho mai seguito. No, però ho sentito nominare tanto e sì, me lo vado a studiare. Emiliano dice: grazie di cuore. Ciao Emi, ciao. Sapete di quella chitarrista che era molto bella con due enormi, sì, dicevo quella, e non mi ricordo come si chiama, però non mi ricordo. Tra l'altro ci ho fatto pure una vignetta su quella cosa là. Ok, voglio, sto online da 2 ore, vi ho fatto, se riesco per ringraziarti glielo invio, nonostante siano passati un paio d'anni, si ricordano, perché sono ok.
ho acquistato l'anno scorso il tuo libro sul blues e l'ho trovato veramente eccezionale. Ragazzi, quello non è solo il mio libro sul blues, quello è il libro mio e di Paolo. Anzi, fondamentalmente tutta la parte teorica di quel libro l'ha fatta Paolo. Io ho fatto gli esempi, le parti suonate sui diversi stili di blues. Quel libro è bello, sì, quel libro è proprio bello. Sì. Giorgio Monti, Giorgio Monti! Ciao Giorgio Monti. Ho finito l'acqua, sì, voglio. In 2 ore mi sono sceso un litro d'acqua. In realtà non è acqua, è gin. No, è acqua. Sto seguendo lo studio di mio figlio al conservatorio, mi sta aiutando tantissimo solfeggio, sì. Marco dice, domani alla stessa ora? No, perché devo fare lezione. Quindi, se vi fa piacere, ci vediamo venerdì alla stessa ora, ok? Ci facciamo tipo lunedì, mercoledì e venerdì, perché così riesco a incastrare le lezioni. Capito? Perché io in tutto questo sto facendo le lezioni che faccio di persona, le sto facendo online. Però, aiuto, allora, venerdì dobbiamo parlare. Vi faccio le liste, ok? Ve le dico qua, così magari se avete preferenze. Allora, la storia del JIT, le sostituzioni, le visualizzazioni delle note sul manico, che me lo dissero lunedì, il groove, che me l'ha chiesto Mariano, il giro di Do Funky l'abbiamo fatto, il caged e soprattutto il caged in tonalità minore. L'improvvisazione sui core tone l'ho trattata oggi, quindi magari ci ritorniamo. Esempi di esercizio misto con le pentatoniche, ok. La routine di lettura, mi hanno chiesto la routine per solfeggio e lettura, sì. Blues e scala blues in do, te la faccio vedere adesso al volo. Improvvisazione con gli arpeggi e ritmiche in tre quarti. Ok, allora faccio solo questa cosina. Scala blues in do, scala blues fondamentalmente è una pentatonica minore a cui aggiungiamo la blue note, la quinta nota, scusa, la quinta diminuita, giusto? Quindi nel caso di do, per tutti i box dobbiamo andarci a cercare la nota sol bemolle ed aggiungerla. Ti faccio vedere un box al volo. E ci dà quel suono simpatico. Poi te la devi andare a cercare su tutti i box e ti fai le diteggiature, però penso che online le trovi. Questa è la scala blues in do, ok? Che altro? Aspetto ansiosamente il tuo manuale, Paolo Emiliani. Allora, Paolo, se hai comprato il manuale durante il coronavirus, vedi che ho annullato gli ordini e ho fatto i rimborsi. Quindi sul tuo account PayPal trovi il rimborso. Perché? Vi spiego, ragazzi, io mi occupo di tutto da solo fondamentalmente, per cui anche questa cosa delle spedizioni devo andarle a fare da studio. Quindi non potendo andare in studio non posso spedire, per cui piuttosto che sospendere i soldi, sospendere l'ordine, tenermi i soldi, aspettare che finisce il coronavirus, spedire bla 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 bla, ho annullato gli ordini. Quindi se non hai avuto email rispetto a sta cosa, guarda nello spam e guarda soprattutto nella casella di mail che hai utilizzato per fare l'acquisto. Ho rimborsato, erano due ordini, li ho rimborsati e li ho congelati, quindi con quei soldi là, insomma, o ve lo ricomprate dopo il coronavirus, o al momento credo che potete comprarlo sul sito di Germano Dantone, sul Dantone Music, che è l'editore del manuale, o se vi fa piacere me lo comunicate e io verifico gli ordini e vi posso fare. L'unica cosa, faccio lo stesso prezzo del videocorso, cioè lo stesso prezzo del libro che avete acquistato ve lo applico al videocorso, quindi questa potrebbe essere un'idea. Quindi sì, ordini fisici sospesi dal sito. Al momento si possono comprare tutti i videocorsi e tutte le basi. Ok, questo è quanto per la parte commerciale. Valerio dice: ho acquistato l'anno scorso il tuo libro sul blues, l'ho trovato. Cioè, grazie, grazie. Paolo, spero arrivi più presto. Ascolta sta cosa che ti ho detto perché gli ordini sono stati annullati. C'ho due ordini, un ordine era a nome di un Paolo, quindi credo che sia tu. Ok. Nello Ieva dice, allora Nello stiamo parlando della pentatonica da 0 a 100, che è questo corso mio che è uscito sia in videocorso che in manuale. Ovviamente il videocorso c'avete i video con le spiegazioni oltre che degli esercizi, c'avete 6 ore di video spiegazione così insomma. Ok, Paolo, ricevuto, grande, grazie. Ok, si era interrotto Facebook. Bene, detto questo, ragazzi, io vi saluterei, sto in diretta da 2 ore, penso va bene così. Ci vediamo venerdì alle 4.
Tutte le informazioni, info@vincecarpentieri.com, corsi, bla 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 bla, shop.vincecarpentieri.com. E questo. Ma boh, noi ci vediamo, non so dove guardare, perché qua c'ho Facebook, qua c'ho YouTube, vi saluto strabico. Ma boh, ci vediamo venerdì alle 4 per il caffè. Vi abbraccio. Ciao ragazzi, ciao ciao.